Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti in un nuovissimo video. Come avete letto dal titolo, oggi sono qua per mostrarvi tutto quello che metterò nella mia valigia per 14 giorni e il mio zainetto da viaggio. Senza perderci in chiacchiere vi mostro tutto quello che voglio portarmi. Allora, questa è una panoramica più o meno generale di quello che voglio portarmi al mare. E lì abbiamo un maglioncino e un paio di jeans lunghi, in caso ci fosse un po' di vento o facesse più fresco. Qui ho due paio di pantaloncini, uno bianco e uno nero. Qui ho tre top, questo qua è bianco di pizzo, uno blu e uno nero. Poi questi sono le cose per stare in casa, ovvero un top e due paio di pantaloncini, quello rosso dell'Adidas e uno nero. Là c'è un paio di ciabatte che utilizzerò in spiaggia. Qui ci sono i pantaloncini costume, una cuffia e degli occhialini. Qui è la roba, diciamo, bagno, quindi c'è un asciugamano per il viso, un turbante per i capelli, un asciugamano e l'accappatoio. Qui ho i miei quattro costumi, tre pochette delle quali dopo vi mostrerò il contenuto, una gonna di jeans intimo, quindi reggiseni, calze, mutande, tutina per la spiaggia, pigiami, questa cosa violacea che c'è sopra è un top, in caso facesse troppo caldo utilizzerei i pantaloni e il pigiama e questo top. E qui invece le cose un po' più elegantine, ovvero una tutina blu, una gonna, un vestito verde e due camicette, quella beige che ho utilizzato in uno dei miei ultimi video e poi una bianca. Allora, queste sono le mie tre pochette che mi porterò in viaggio e questa è la prima pochette che voglio mostrarvi ed è quella del make-up. Allora, possiamo trovare questo illuminante qua che è il mio preferito dell'ultimo periodo e lo utilizzo pure come ombretto. Poi, questa palettina di 8 ombretti è una palette componibile, molto molto carina. Poi una matita occhi nera, un primer per gli ombretti, un pennello per gli ombretti, questa matita per le sopracciglia, un altro pennello per gli ombretti, un altro pennello per gli ombretti, un pennello viso per l'illuminante e un pennello a ventaglio, il mio mascara preferito in assoluto. Questo rossetto qua, che appunto anche esso è il mio preferito, ed è di Wycon ed è di questo colore stupendo e lo utilizzo in tutte le stagioni. Questo gloss di Fenty Beauty, mini size. Questo mascara per le sopracciglia. E basta! Questo è tutto ciò che contiene questa prima palette. Questa è la seconda pochette. L'ho fatta una mamma un sacco di anni fa, è molto bella e all'interno quest'anno ci ho messo le spugne. Una spugna corpo, una spugna intima e una spugna per il viso. Questa è la terza e ultima pochette e dentro ho la skincare, riporto la mia skincare, quindi questi cotoncini qua riutilizzabili per il tonico, questa crema per i brufoli che ho messo solo sui brufoli, questa crema viso per la notte per i brufoli, stessa linea della crema che vi ho mostrato in precedenza, questo filo interdentale, questa saponetta per il viso, lo spazzolino, tonico della linea dell'Alverde per i brufoli, maschere viso della Clinians dopo sole, crema contorno occhi e tantissimi cotton fioc.
Allora, adesso dovremmo preparare lo zaino. Questo è il mio solito zaino con il cappellino dietro. È di Stradivarius, l'utilizzo da anni. Allora, questo è quello che vorrò mettere nello zaino. In realtà manca il ventaglio perché il mio si è rotto e dovrò procurarmelo, prendermelo. Comunque metterò 3 libri, portafoglio, occhiali da visto, occhiali da sole, cuffiette, un pacchetto piccolissimo di carte, uno spray rinfrescante fatto da me, in realtà è semplicemente acqua dentro uno spruzzino di un vecchio deodorante, un sacchettino per non utilizzare la plastica quando si fa in giro, tipo se devo prendere qualcosa e c'è un sacchetto di plastica, ho questo. La mia pochette, il mio kit di emergenze che ormai saprete a memoria, ombrellino e un astuccino. Voi direte, mancano i fogli, esatto, devo comprarmi pure quelli. E terrò anche questi, ovvero gli acquarelli. Appunto dovrò comprare un pacchetto di fogli di cotone perché il mio album è finito. Una cosa che ho aggiunto al mio kit delle emergenze è questo, ovvero una cannuccia. L'ho presa su Amazon, se mai vi lascerò il link giù in info box. È fatta così, è molto molto lunga, è una cannuccia telescopica e dentro c'è lo spazzolino che anche adesso è telescopico. Prima cosa che metterò sono i libri per dar forma allo zaino. Così. E poi il resto va da sé, quindi metto questo, il portafoglio qua sotto, questa qui, gli occhiali, l'ombrellino qui, insieme allo spray rinfrescante e agli acquarelli, l'astuccino qui, la borsa di fianco, questi occhiali da sole qui, quest'altro paio invece lo metto più in fondo e le cuffie e le carte le lascio qua sopra. Ovviamente poi dovrò mettere anche il telefono, ma lo zaino è pronto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Se è così, metto un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora siete iscritti per non perdervi i prossimi video che escono una volta a settimana. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao e buone vacanze!